Siamo in onda. Oh, benvenuti ragazzi in questa nostra seconda live. Io sono Edoardo e qui con me c'è il team SMI nella persona di Matteo. Ciao, ciao a tutti. Alessandro. Ciao. Poi c'è Nova Agro. Ciao. Dove sta Claudio? Ciao. E oggi abbiamo l'onore, nonché il piacere, di avere il nostro ospite qui, Alex Farmer. Ciao, ciao a tutti ragazzi, ciao Edo e ciao Team SMI, grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Ah, vedete come parla bene, io invece. Ora che abbiamo fatto il test audio, diteci se sentite tutti in modo chiaro. Ah, ok. E così. Bene, allora questa qui è la nostra seconda live, come ho detto all'inizio, la prima l'abbiamo fatta sul BGA, oggi invece parleremo della cantina, la scopriremo insieme, anche insieme al nostro Alex, e quindi poi parleremo anche di alcuni attrezzi dedicati, fatti dal team SMI. E nella terza live invece presenteremo l'ultima cascina. Ebbene, penso che possiamo avviarci. Io, Matteo e Alex andiamo con i Fiat. Anche questi sono del team SMI. Matteo, parlaci dei Fiat. Fiat, io con i trattori vecchi è un po' una roba contrastante. Comunque, vabbè, questo Fiat 670, serie 70 classico, che avevano lasciato anche nel 19, adesso lo stiamo riportando nel 22, quindi a breve sarà disponibile anche per le vostre farm. Molti ce l'avete chiesto e infine eccolo qui. Ovviamente si tratta ancora di un whip, quindi non chiedete quando uscirà, se notate qualcosa che manca è anche normale, perché è comunque in fase di sviluppo e basta, nient'altro. Ok, noi ora ci avviamo verso la... siamo partiti da Borgo Piccolo e ci avviamo verso la cantina, così per strada incontreremo anche dei vigneti, la zona qui in collina, se cammina però scusate. La zona qui in collina è tutta piena di vigneti, quindi gireremo un po' e niente, nel frattempo ci aspettiamo anche che il numero di visualizzatori, yeah, come li chiamiamo? Gli amici. Comunque ho abbassato un attimo Alex, ma mi sa che è ancora alto. Sono alto? Fatemi sapere in chat, che nel caso lo abbasso ancora. Di Alex è alto. Non sono tanto alto nella realtà. Alto come volume. Alto come volume. Alto di altezza pochissimo. Ci siamo visti anche in fiera. Sì, infatti, siamo visti anche in fiera. Che piacere veramente. Potersi incontrare dal vivo, oltre che a parlare dietro uno schermo, è tutta una sensazione diversa, perché esatto, poi quando ritorni a parlare dietro lo schermo,
hai ben in mente chi, con chi stai parlando, cioè nel senso per capire, hai la fisionomia della persona, capito? Madonna, Edo quanto è alto? Cioè, questo me lo dovete concedere. Io sono basso, ragazzo, ma... Solo Edo. Sono enorme. No, Matteo è più alto di me, penso. Sì. Matteo è più un golem. qui che c'è da vedere qui? Il muro a destra, penso, lo cambierò la texture. Non mi convince tantissimo. Qui siamo davanti alla masseria Italia. E già iniziamo a vedere anche qualche vigneto qua, eh. Esatto. Ne abbiamo visto anche altri. Saliamo, passiamo dentro e poi andiamo. Masseria Italia che ha una cantina tutta sua. Wow! Non l'andiamo a vedere, ma possiamo anche andare a vedere. Sì, vai. Fermiamoci un attimo qua che sistemo due problemini con gli audio. Okay. Allora, parcheggiamo qua. Io c'ho un problema con lo sterzo. Bravissimo. Oh. Sistema un attimo sti due problemi. Allora vedo alzare. Aspetta, okay, che io ho parcheggiato Edo proprio. Ho alzato e Alex. Lui devi prendere. Control 0 devi prendere Alex per cambiare. Alex parla piano. Un attimo che. Ok, mi sentite? Prova 1, 2, 3. Bene, perfetto. So dovrebbero essere equilibrati. Bene. Okay, possiamo procedere. Facciamoci un giretto nella cantina. Andiamo. Siamo i Fiat accesi. Così si scaldano. Scaldano. No, ma l'acqua qua, Edo, l'hai tolta? Hai pulito la piscina? Sto aspettando l'idraulico. Perché ho fatto cambiare il mosaico qui. Quello azzurro non... Sì, infatti, ho notato. E quindi l'ho svuotata, però poi ho avuto problemi con il riempimento. Allora ragazzi, la Masseria Italia, oltre ad avere tutte le stalle, ha una cantina tutta sua, quindi il proprietario della Masseria Italia non solo sarà proprietario anche di tutto l'appezzamento di terra qui, dove c'è il vigneto. Wow, fantastico, bellissimo. Ma c'è, ho visto uno volare sul tetto, no, sei qua. Che visuale, ragazzi. Dentro si può? Sì, si può? Ora. Allora vabbè, tanto c'è la tramogia qua fuori. Dove si scarica tramogia. Rigorosamente col feltrina. Scarico laterale. Scarico laterale. Possibilmente non rallato perché. Ragazzi, infatti. Wow. Okay. Spiegaci Alex, spiegaci. Questo è il mio mondo, ragazzi. Questo è il mio mondo. Io lavoro. Una di raspo pigiatrice. Pigia di raspatrice. Tutto esattamente. Sotto c'è una pompa che porta. Sì, che manda, diciamo, le vinacce direttamente all'interno dell'appresso. Sì. Queste sono due presse pneumatiche, all'interno c'è una specie di camera d'aria che si espande. Esattamente. Premendo lungo io ho studiato, Alex, ma che ti credi? Lo so che hai studiato, sei creato, sei realizzato questi modelli, sicuramente hai dovuto studiare. Dovendo poi ospitare anche te, non è che potevo farmi trovare impreparato, capito? Esatto, quindi, esatto. Questa camera d'aria comprime lungo i bordi, la superficie esterna di questa botte, chiamiamola pressa. Ecco, pressa, e quindi poi da qui sotto esce il vino che va in questi che sono dei silo. In verità, nella realtà non funziona proprio così, vero Alex? Mi hai spiegato che poi c'è un procedimento un po' diverso tra il vino bianco e vino tra vino bianco e vino rosso, sì. Qui diciamo si approssima un po'. Che la struttura come è realizzato è... va benissimo, cioè è fatto come si deve. Nel senso, pigio di raspatrice, per il rosso principalmente si passa direttamente nei serbatoi senza passare nella pressa, perché avviene una macerazione dai 7 ai 10 giorni, poi dipende, perché dipende poi dal vino che vuoi ottenere, può durare anche di più la macerazione direttamente con le vinacce
nei fermentini, quindi in questi, chiamiamoli silos, ma si chiamano fermentini. Mentre per il bianco si va direttamente da quella pigia di raspatrice che è qua sotto, si va direttamente in pressa. Viene fatta una pressatura soffice, si chiama, e poi vengono separati i vinaccioli dalle bucce e vanno direttamente nei fermentini, nei chiamiamoli silos a temperatura controllata. Ok, e lì avviene poi tutta la fermentazione. Non stiamo qua a spiegare filo per segno quello che avviene, però abbiamo dato un'infarinatura di quello che poi si fa. Perfetto, ti posso cedere la parola. No, niente, qua abbiamo finito, possiamo pure andare. Era a posto. Questa era la cantina di proprietà privata della Masseria Italia. Ora andiamo, ci rimettiamo sui Fiat, andiamo nella cantina, quella diciamo dove tutti possono portare l'uva, anche chi non possiede la Masseria Italia, intendo. La Masseria Italia costicchia un po'. Ho preso il mio, sì. Quindi la zona, diciamo, della cantina che tu hai realizzato, che stiamo andando a vedere, è, diciamo, libera a tutti, nel senso... È libera a tutti, è una fabbrica. È una fabbrica, poi perfetto. Si potrà ovviamente comprare nel momento in cui la compri, poi... Cioè, in verità, ora funziona come punto vendita dell'uva. Sì. Perché non l'hai comprata, quando la compri diventa di tua proprietà, diventa una fabbrica, e c'ha però, attenzione, c'ha anche un silo per le granaie. Ok. E c'è un punto per andare a dormire, punto, posto per andare a dormire, quindi diventa praticamente una farm. Una farm. Perché nel momento in cui te c'hai il silo, punto per andare a dormire, c'hai tutto quello che, diciamo, definisce una farm. Ed è per questo motivo che sulla mappa ci sono, si possono contare 8 farm, ma in verità sono 5 quelle che hanno delle stalle, e poi ce ne sono 3 tra cui appunto la cantina, un'altra per esempio è questa qui, ma ci arriviamo un attimo. Questa qui si potrebbe anche questa definire una di queste 3 mini farm, o comunque farm senza stalle, perché c'è, ci sono dei silo per stoccare le granaie, e qui sotto si può possono parcheggiare dei mezzi. E dove Alex? Andiamo di te, sto seguendo il tuo percorso. Si possono parcheggiare dei mezzi, e quando si compra questo appezzamento di terra poi spona a Borgo Piccolo il punto dove andare a dormire, quindi praticamente è come se uno avesse un appartamento a Borgo Piccolo e c'ha qui la rimessa per gli attrezzi. Ho visto che anche qua sotto c'erano dei vigneti, quindi diciamo che si espande su tutta la collina il vigneto, diciamo, della cantina che abbiamo visitato prima. Esatto, se apri il PTA, vabbè, mo stiamo guidando, magari dopo. Sì, magari dopo lo guardiamo. Non andare a sbattere o cadere di sotto. Okay, dai, girate il link della live che arriviamo a 200 spettatori, mettete like, sì, ragazzi, mi raccomando. Condividete anche con i vostri amici, mandate un messaggino su WhatsApp, dite guarda che cosa hanno creato, sì, almeno li coinvolge. Che c'è Alex Farmer pure. Che cazzo, dico, ma che cazzo è quello? Ecco, ma anche qua hai fatto delle modifiche o è tutto? Allora, le texture sono tutte nuove. Texture delle strade, dei bordi delle strade, sono cioè sono tutte quasi rifatte, anche le strade sì, sono tutte rifatte. Nella Masseria Italia pure lì le pavimentazioni sono state rifatte, i tetti sono stati ottimizzati da un punto di vista di poligoni. Insomma, dovendo portare tutto nel 22 ne ho approfittato e ho messo mano un po' di cose. Esatto. Poi uno va avanti nel disegnare, impara anche nuove cose man mano che disegna, poi a un certo punto ritorna indietro per perfezionare un po' tutto. Comunque io voglio dire una cosa, è molto importante quando si crea una mappa creare anche il paesaggio attorno. Cioè non è tanto prendere e buttare due alberi e mettere l'erba. Qua ragazzi, se notate, anche a bordo strada c'è una varietà di piante. Quindi anche per chi gioca, per chi comunque gira la mappa,
viene immerso proprio nel paesaggio, e questa è una cosa importantissima. Io è una cosa che apprezzo tanto, la cura dei dettagli, le particolarità, perché io non sembra, la maggior parte delle volte sto a girare nella mappa, non è che mi metto lì e gioco. Mi piace cogliere i dettagli, quindi veramente ottimo lavoro, complimenti, perché è fantastico davvero. In questo punto qui, vedi, questa strada qui, già stiamo percorrendo una roba che prima non c'era, no? Nel 19. Wow! Questo è tutto il vigneto che appartiene a... Ma quello è un po' di pioppo lì, che cos'è? Sì, ho visto anch'io il pioppo. Dov'è? Da dove è uscito? Vabbè. Questo è tutto il vigneto, ragazzi, che appartiene alla cantina, perché voi quando comprate la cantina avrete tutto sto vigneto da questo lato qui e dall'altro, che fanno parte, diciamo, dello stesso farmland, ecco, volendo parlare in modo tecnico. E qui, ragazzi, da raccogliere ce n'è, eh? Ah, vai, sì. Qui ce n'è, ragazzi. Season a 4-5 giorni e vai che ne. Secondo me questo vigneto qua non c'è bisogno di piazzarne altri in giro per la mappa. Infatti. Assolutamente. Cioè, ma non ce n'è proprio bisogno. Entriamo dal portone principale, no? Ce l'ha il biglietto? Prego. Grazie. Come mappa. Madonna, sto qui che sterza male. Ah, non ci dobbiamo fermare qua? Io mi sono fermato qua. No, vengi. Ho detto, magari ce la facciamo a piedi. Ah, se vuoi fare a piedi. No, vabbè, entriamo dal portone principale. Permesso? Prego. Grazie. Qua già vedo delle cose molto, 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 molto interessanti. Spegniamo tutti. Mi giro da sta parte, ma non volevo vedere ancora. Ma c'è da precisare che io non ho visto ancora niente, ragazzi, eh? Quindi... Sì, scopriamo tutto insieme. Allora, bene, ora siamo nella quella che viene definita la cantina. Poi magari, ecco, proprio durante questa live potremmo dare un nome, perché chiamarla cantina e basta è un po' quindi strano. Quindi apriamo un sondaggio? Vai, aspetta. Sondaggio in chat. Vai. Qualcuno deve seguirlo. Io non so neanche come aprirlo. E cantina, ma non solo, c'è anche il frantoio qui. Quindi questo edificio qui è praticamente il frantoio. Qui si scarica, qui a terra si scaricherà le olive o altre robe per fare l'olio. Da qui si incestisce. Senti, Edo, una domanda che ti faccio. Ma la questione olive, tralasciando un attimo l'uva, farei sempre degli oliveti a parte, cioè già messi sulla mappa, oppure dare la possibilità alle persone di poterli mettere? No, quelli li metterà, ma anche l'uva si può mettere. Sì, no, ma ok, però cioè, io sinceramente, se già piazzata, non la vado a piazzare, perché penso che mi possa bastare quello che c'è già. Ah, c'è una differenza tra quella già piazzata, che poi magari vedremo più avanti. Mm-hmm. Quella già piazzata funziona diversamente, perché si può coltivare e intrafilare. Perfetto. Ok, quella invece che piazzi tu, praticamente piazzi quella di default, e quindi non c'è questa storia. Infatti l'uva, o comunque le piante di uva, hanno uno script particolare che ti permette di seminarle e fare il sovescio direttamente, intrafilare. Ah, bello. Come appunto nella realtà. Esatto. Bene, questo qui quindi è frantoio, non c'è molto da vedere. La parte più scenica forse è l'affresco di Bacco. Questo è un affresco rinvenuto a Pompei, ragazzi, e l'abbiamo trafugato apposta per voi, l'abbiamo messo qui e... adesso ci denunciano partono le denunce adesso. Questo qui è trattato, non fate caso al cervo che vola, lì stiamo ancora cercando di capire per quale motivo. Questo qui è... stiamo cercando di capire. C'è il biatto lassù, non so. Lasciate perdere. Allora, questa qui, la cantina, è trattata un po' come se fosse un vecchio edificio mezzo sgarrupato, che poi è arrivato l'architetto e ci ha fatto questa vetrata, vedete, con i ragni.
tetto in Corten, poi è stato ripreso. Sto facendo un discorso architettonico, non so quanto interessi, però. No, 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 spiegalo perché è stato ripreso, diciamo, il motivo di, delle mattonelle. Qui dove si crea questa specie di griglia, no? Uh-huh. Si mettevano così le mattonelle o i mattoni di cotto per far passare l'aria nelle vecchie masserie. Quindi, diciamo, questo è tutto in Corten. Qui vediamo di nuovo la tramogia, questa l'abbiamo visto, è uguale nella masseria Italia. E qua si entra. Eccovi di nuovo, pigia di raspatrice, più o meno lo stesso discorso di là, insomma, i fermentini sono qui, sono 6, nella masseria Italia credo siano 4, vabbè, un po' più grosso. Un po' più grande. Qui si può andare anche sopra, c'è la scaletta per andare alle presse che sono al primo piano. Cosa che non abbiamo visto è che le presse poi quando hanno finito la lavorazione, lo scarto praticamente cade in questa coclea verde e fuoriesce. Andiamo fuori, ci facciamo un giretto. Quindi quando producete, come ho detto pure durante la live per il PGA, le produzioni sono un po' diverse su questa mappa. Praticamente la mappa si propone di cambiare le vostre partite non solo da un punto di vista, diciamo, grafico, ma anche cambiano anche le produzioni e ci sono molte novità, insomma. E per esempio produrre vino comporta uno scarto, sia uno, esatto, scarto di produzione che viene portato al BGA o potrà, vediamo se riusciamo a farlo, a renderlo utilizzabile come concime pure. Quindi lo si potrà sia portare al BGA, il BGA lo accetta come materiale per produrre biogas o concime. Bella idea. Per produrre vino non basta mettere all'interno della cantina solo l'uva. Vieni Matteo se puoi aprire un po' il pannello. Ma anche come vedete qui, ci sono i carrelli fuori, ci sono delle botti, quindi all'interno della cantina dovrete mettere sì l'uva, ma dovrete portare anche le botti. Le botti le potrete sia comprare al negozio, oppure le potete fabbricare con la falegnameria. Quindi la falegnameria non produrrà per esempio mobili, ma produrrà botti. Anche botti, non solo botti, produrrà botti, legna da ardere che serve per i forni. Insomma, abbiamo modificato molte cose anche per quanto riguardano le produzioni. E niente, ragazzi. Passiamo agli attrezzi. Alla parte operativa. Sì, dai, facciamo qualcosa. Iniziamo pure. Passiamo qualcosa con quel crimper, col rullo crimper di Okrama presentato oggi. Sì, dai, presentalo e poi... In questo caso ne ho solo uno qua, comunque larghezza 2 metri, brand presentato oggi Okrama, che sarà un brand con cui sperimenteremo varie cose, ci sarà possibilità di fare attrezzi anche inusuali, quindi fuori dal comune, diciamo. Okrama è uno studio in fine di progettazione, si occupava di studio di progettazione, adesso si mettono anche in proprio, fanno attrezzi specifici proprio loro, che escono come brand Okrama. Si tratta principalmente di coltivazione terreno e vigneto e niente, abbiamo anche modo di usarne uno già in gioco. Dopo abbiamo Orizzonti, con Orizzonti qui abbiamo la PFD Vario, che è la defogliatrice, e il Mixrev di varie taglie, abbiamo la taglia 180, 200 e 160. Il PFD Vario è quello che praticamente fa parte di defogliatura, ci sarà anche la prepotatura, se non subito, cioè non al momento di rilascio, ma più avanti sicuramente sì, abbiamo già pronto l'attrezzo, e ci sarà anche l'interfilare sotto pianta, sempre di Orizzonti.
Poi, come molti hanno già scaricato il Dondi, Disco Vitis, in questo caso versione meccanica, è un RPC a dischi barra arieggiatore del vigneto. Probabilmente faremo anche una versione idraulica, che al posto del terzo punto qui dell'attrezzo ci sarà un pistone idraulico che ti permette di alzarlo. Qui abbiamo la Pellenk, che molti di voi hanno visto e apprezzato. Questa non ha bisogno di presentazioni. No. Punta di diamante della Pellenk, con loro comunque molto soddisfatti e tutto quanto. Adesso vediamo se è il caso anche di portare una parte semovente, ma lì i tempi si allungano che non hanno mai fine. E per ultimo, ma non per importanza, è Feltrina, in questo caso due assi. Ci sarà anche il tre assi, quindi prossimamente vedrete che il tre assi. Rimorchio, come detto prima, adatto per questo tipo di tramoggio, in quanto ha lo scarico laterale, si può scaricare destra e sinistra, e capacità 12.000 litri. E infine la parte standard che prende il secondo rimorchio di default, quindi anche una buona capacità. E particolarità sono i piedini di stazionamento in fase di scarico, che dopo vedremo comunque che funzionare. Nient'altro, adesso possiamo entrare in campo. Abbiamo dell'erba comunque da macinare prima della raccolta, abbiamo il sovescio da fare appunto col crimper, sovescio che si fa solo ed unicamente con questo attrezzo, se non con il disco Vitis. Per fare il sovescio appunto occorre un coltivatore oppure un crimper, e non quindi la trinciatrice. Con la trinciatrice si passa dove abbiamo per esempio l'erba, o dove abbiamo comunque un erbaio o il frumento stesso, perché anche il frumento si può mettere a interfilare. La parte bella del mettere l'erba è che comunque hai un terreno bello compattato, quindi hai poche buche, ti muovi bene tra i filari, e quindi alla fine ha un suo beneficio, anche se effettivamente non la raccogli. Mentre per il rafano oleifero si ottiene uno stadio di fertilizzazione ulteriore, quindi una fertilizzazione naturale, ovviamente dopo essere passati con rullo crimper. Mentre per il frumento stessa cosa, si può scegliere se usarlo come compattatore oppure come fertilizzatore. Comunque, detto ciò, possiamo partire. Io mi prendo il Carraro qui col crimper, che vi faccio vedere. Scusami, derubo. Un ringraziamento va fatto pure a Sbaffo, che ha fatto un lavoro. Ah, diretto, certo. Non stando qui, grazie che me l'ha ricordato. Noi Sbaffo non è stato presente in tutto. Ovviamente Sbaffo ha curato l'in-game, sta curando l'in-game della mappa, quindi tutta la parte tecnica è merito suo se la cantina macina uva, insomma. Esatto. E poi lui ha dato comunque un grosso aiuto con gli attrezzi, perché comunque la pelle anche è abbastanza impegnativa da portare in game. Stessa cosa il Feltrina, ha avuto le sue comunicazioni e adesso siamo qui a presentarveli, insomma. Detto ciò, allora chi vuole parte con la trinciatrice, chi vuole mi segue con il crimper, ce n'è uno anche allo shop, quindi fate un salto a prenderlo, e per chi ha domande in chat, liberi di farle, adesso siamo disponibili a rispondere a tutte le vostre domande. Alex, che gli facciamo fare? Ditemi. Io sono rimasto affascinato. Ciò che ti interessa di più. Dalle attrezzature che avete fatto, ragazzi, veramente complimenti. Allora, il Mix Rev è il mio primo attrezzo. È la prima volta che disegno un attrezzo, la prima volta che mi confronto con questo gruppo sì. Edo, non avevi detto che era la prima e l'ultima volta che lo facevi un attrezzo? È la prima e l'ultima volta. adesso se ti mettono a fare attrezzi a mano a scoppio, cioè non ti fermerei più. Ragazzi, sfruttatelo, non deve fare solo mano. No, a me piace inventare cose, capito? Invece l'attrezzo tu devi disegnare paro paro con me, no? Essendo fedele, devi rimanere fedele alla.
e invece disegnare la mappa. Vabbè, però, cioè, raga, promosso e devo anche disegnare attrezzi. Cioè. Non scherzi, non scherzi. Il primo attrezzo con le saldature, ma le hai viste le saldature? Le saldature tridimensionali qua. Cioè, ragazzi, non è che stiamo parlando qua di pizza e fichi, eh. Cioè, stiamo parlando di roba seria. Edo, la cosa più bella su questo attrezzo sono le decal, comunque. Le decal fantastiche, appiccicate dal nostro Alessandro. Grande, grande. Oh, ragazzi, c'è un lavoro dietro di tutti alla fine, perché anche solo quelli che stanno sul Discord la sera a tenervi compagnia, secondo me, hanno... hanno comunque merito, perché comunque danno una carica a tutti alla fine. Sì, due chiacchiere, riunirsi è bello, dai. Dai, Alex, chiappa un mix rev di questi e fatto un giro. Io vado a prendere il Krimber allo shop. Ci premono uno di questi? Allora, c'è qualcuno che legge le domande? Che così. Allora, guarda, io non so, credo che sia Matteo stia rispondendo in chat a testuale. Ma io, Alex, sono andato. Che c'è? Chiedono comunque come verrà. Chiedono come verrà seminata sta roba. Beh, ci sarà una seminatrice apposita, quindi aspettatevi un pack completo di tutte le attrezzature adatte per curare il vostro vigneto, alla fine il nostro vigneto, quello principalmente della mappa, perché saranno attrezzature dedicate solo al vigneto della mappa. Alex, viene a usare la Bellenk, dai, lo so che vuoi. Sì, no, arrivo, ma sto guardando il... Io mi sono fregato un Fiat. Sto guardando la lavorazione di Matte, sono molto curioso. Ah, bene. Ne approfitto proprio di questo fatto. Approfittando, guarda. C'è uno che fa una domanda su questo fatto qua del vigneto e chiedeva se l'erba ricresce tra i filari. Allora, l'erba una volta seminata ricresce. Ricresce sempre e in inverno resta in stadio, in primo stadio, come da season. Questa era PiroWeb1 che ce lo chiedeva, perché diceva che lui aveva segnalato che una volta trinciata non ricresceva più. Ma non la nostra. No, beh, ovviamente fonti ufficiali, bisogna sempre andare da chi sviluppa le... No, vabbè, io credo su quella, diciamo, sulla... della vigna di default. No, quella di default è un'altra cosa, no, non è neanche paragonabile a questa. Perfetto. Quella di default, appartiene sia al vigneto. Questa è proprio erba, quella che mettete nei campi. È la esatto. E anche lì, come seminatrice, preparatevi che ci sarà da dire. Sì, quella sì. Alex, qua ci facciamo le cene, vieni, ho preparato il tavolino, dopo se si fa tardi facciamo cucinare. Aspetta. Tanto la linea c'è, l'ho vista. Qui c'è la brace e sto punto qua. Leggi un po' di domande, Alex. Qui sto leggendo qualcosa di qualcosa di interessante tra le domande che... Guarda che visuale, ma c'è. Oh, scherziamo, visuale vigneto. Mamma, impagabile. Comunque è troppo figo, veramente. Il fatto che comunque l'hai sviluppata la cantina sulla collinetta, così in alto, che dà verso i vigneti. Top. A questo Matteo, qua chiedono sempre cose tecniche, chiedono pure se il rafano dovrà essere riseminato. Il rafano deve essere riseminato, ma... L'erba no, l'erba ricresce perché ricresce sempre, o sbaglio? Sì, esatto. E invece il rafano no, il rafano è una cultura che va messa e va rinnovata mano a mano. Esatto. Penso che dopo sta cosa qui molti riconsidereranno il rafano come cultura, perché io non l'ho mai visto usato, però. Nessuno lo usa, ragazzi, su farming nessuno lo usa, nessuno lo semina. Allora, Angelo Trave chiedeva se il vigneto modificato sarà anche posizionato su altre zone. Ovviamente no. Il vigneto modificato è solo quello già questo qua piazzato, che è stato fatto una cosa apposita per fare questo. Se lo piazzate voi su un'altra parte, quello che state piazzando è quello di default. Allora, Alex, ti spiego. Tu praticamente devi ruotare sempre in senso orario, quindi ti fai, per esempio, prendi 10 file, ti fai la quinta, per esempio, poi giri a destra, quindi per fare il senso orario,
e ti vai a fare la decima. Finita la decima, giri a destra e ti vai a fare la quarta. O ti incastri. Poi ti vai a fare la nona, poi ti vai a fare la terza. Praticamente giri in senso orario e... Esatto, se giri al contrario ti incastri ovunque. Vai, detto ciò puoi andare. Da dove partiamo? Edo, una domanda per te. Da qua? Segui Matteo, Matteo ha già fatto... Dov'è Matteo? Andiamo a vedere dov'è Matteo. Io sto macchinando qua. Una domanda per Edo. In qualità di creatore e di architetto della mappa. Chiediamo, ma una cantina del genere è realizzabile nella realtà? Certo che è realizzabile, Certo che è realizzabile. No, ci sono delle cantine, ragazzi, in Italia che sono spaventose. Ci sono cantine di design allucinanti. Non credo che pubblicheremo mai qualche capannone di questi come mod a parte. E poi col tasto destro e il mouse si allarga il braccio in modo che poi okay. Regolo 3 e non esatto, mi regolo. Ok. Tra l'altro il vigneto, ragazzi, è piazzato seguendo la GPS. Quindi se voi scaricate la mod GPS e selezionate segui andamento terreno, come si chiama? Sì, allinea al terreno, una roba del genere, vi verrà abbastanza facile seguire. Così mamma mia, il mezzo che va secondo la GPS, voi vi concentrate. Siete già partiti con la Pelleg? Eravamo in fermento, stavamo fermentando. Alex ci girava intorno da mezz'ora, ho detto vabbè. Madonna Eva, regà. Cioè, basta vedere sempre quelle semovi. È anche ora di vedere quelle trainate. Ragazzi, giusto così un'info tecnica, perché qualcuno ha chiesto quanti mega è la mappa. Noi siamo su server e la mappa attualmente siamo sui 2 giga e 8. Quindi chi dice che c'è il limite di 1 giga sul server? Non stai raccogliendo, Alex. L'hai dispiegata, l'hai accesa, l'hai... Sì, è tutto acceso, tutto a posto. No, ma è anche il server che non ha sincronizzato. Ma magari no, ma io la vedo che sta raccogliendo. Sì, allora la sincronizzazione. Sì, magari è una questione di sincronizzazione. Okay. Perché all'inizio è sparito. Quindi... Sì. Ok. Come si semina il sovescio con la seminatrice che rilasceremo, o sbaglio? Esatto. Ok. Ma non puoi condividere qualche immagine? No, di no, no, assolutamente, no, che sennò no, parte no. Una discussione. Ah, ok. Top secret. C'è del pandemonio. Posso passare con i vigneti col versatile? Che è il versatile, ragazzi? Scusate. Versatile. Con il versatile. È il trattore più grosso. Ma siete a di farmi. Quando esce la mappa, provaci. La distanza è quella di default, quindi 2 metri di lavorazione e 2,50 mi pare sia da palo a palo, perché l'attrezzo davanti è 2 metri, quindi giustamente Taliesin dice noi non l'abbiamo mai usato il rafano perché da me si fa col favino. Sì, anche da noi col favino è per questo facciamo una petizione a Giants, togliere il rafano e mettere il favino, dai. Chiamo il favino, dai. È vero, possiamo cambiarlo noi sto nome perché è sbagliato chiamarlo rafano. No, no, è un'altra cosa. Un'altra cosa. Proprio okay. Beh, si può predisporre una cultura dedicata per le caratteristiche. Matteo, questa è una domanda per te che è tecnica. Non ho capito la cosa del frumento. In pratica si può seminare al posto del rafano e fa lo stesso effetto? Sì, il frumento fa lo stesso effetto dell'erba e del rafano. In poche parole, se tu vuoi tenere un prato compatto, diciamo, dove che comunque con gli attrezzi riesci a passare senza avere scossoni né niente, puoi scegliere il frumento che fa sia uno che l'altro. Mentre l'erba è quella che compatta, diciamo, di più. Così passi praticamente, ma non hai il trattore che traballa. Quindi Alex sta sbagliando a passare dove sei passato già tu. No, è un modo per fertilizzare questo. Cioè, solo che quando passi con la raccoglitrice hai più traballamento, hai più, diciamo, buche e robe nel campo, quindi più fatica a raccogliere. Sì,
Sì, in alcuni punti non la raccoglie, lo sai, Edo, hai ragione. Io e Nova stiamo... Ma è sempre... avanti un po' il tempo, no? È sempre la sincronizzazione. Matteo, ti chiedo, se fai vedere un po' la raccolta di Alex. Adesso, calma. Do un attimo. Sì, ragazzi, fatemi prendere un po' di pratica prima. Facciamo figuracce qua, Qua facciamo figuracce. Comunque, c'è un'altra pelle anche al negozio, se qualcuno può prenderla col Fiat e portarla qui. Gli manca anche il gruppo, mi pare. Vado io. Gli manca il gruppo di controllo, compra il gruppo di controllo e... e dopo la uso io. Uno che può guidare, perché io se sterzo tutto a destra. Fai vedere la Claudio, no, sbaglio. Io c'ho il volante. Ce l'avevo io. Parcheggio. Poi Alex, dimmi quando sei pronto che vengo a testimoniare la. Vieni a vedere come si staccano i paletti. Vieni a vedere, raga. No, comunque sì, bisogna prenderci un po' la mano perché siamo abituati comunque ad utilizzare quella di default. Però una volta che ci prendi la mano deve essere una figata. E deve essere anche bello usarla dal vivo questa. Sì. Qua devi essere un operatore. Puoi impostarti il cruise a 3-4 all'ora che vai in moto. Sì, infatti. Comunque potete tirare avanti un attimo il tempo che qua è un buio tremendo. Allora... Sì, lasciate stare che l'uva resta ancora attaccata, è un problema di sincronizzazione, come già detto. Sì, raga. In realtà sta raccogliendo anche perché il particle si vede. Quante volte si può raccogliere un anno nel vigneto? Una. O sbaglio? Quante volte? Si può raccogliere nel vigneto? Una volta. Una volta, dopo devi aspettare l'anno dopo. Ciclo annuale, sì. Poi c'è da fare dei ragazzi tutto l'anno, magari. Ci sono da fare anche delle lavorazioni sulla pianta, poi non è che si raccoglie e basta. Invece dell'acqua si berrebbe vino. Sempre, anche le macchine andrebbero a vino, ragazzi. Vino. E non ci sarebbe più il problema del petrolio, del gas. Ma perché c'è qualche altra cosa oltre il vino da bere? E c'è anche la birra. La birra. Che c'è? Ma la birra è sempre acqua mischiata, cioè. Sì, certo. Chi può tirare avanti un attimo il tempo che non si vede niente? Ma come si vede? Sono 7:21, come non si vede niente? Aspetta. Metti alle 10 più o meno. Aspetta, devo entrare come. Sto facendo io, tranquillo. Ok, vai. Adesso convincerò anche i miei colleghi a giocare a farming. gli dirò. Torno ad aprirti la strada. Dopo comunque avrete modo di vederla anche usata direttamente da me, quindi. Preview. Faccio vedere, insomma. La vuoi usare? Te la lascio? No, ma ho il mio trattore con cui usarlo. Ecco. Ognuno c'ha il suo. Il Carrarino, penso. Sì, lo userei col Carraro, ma l'ho fatto attaccare al Fiat. Carraro quello snodato? No, è l'incubo. Sì, io uso quello. Però Alex ha capito che deve andare in sensor, vedo che si muove abbastanza... Ho capito, ma stai a parlare di Alex, mica stai a parlare di... No, lo sai cos'è, che anche diciamo con la semovente, io faccio sempre... Impostare... Faccio sempre così, cerco di fare meno manovre possibili. Comunque ragazzi, un trucco... Mettete il lampeggiante della pelle anche al centro del vigneto e siete a posto del filare. Iniziamo a dare anche qualche trucchetto. No, comunque, cioè, tanta roba, cosa devo dirvi? Cioè, è incredibile. Se vuoi ti lascio un attimo il crimper perché così provi anche... Ma sì, dai, lo provo. L'emozione. Vieni, di ti lascio, fare il suo vecchio. Aspetta, ti lascio il Fend. No, adesso io mi prendo il Fiat. Sì, Filippo Russo, non è che sono rimaste delle pigne di uva, è la sincronizzazione del server che ci mette qualche secondo a toglierle. Però poi dopo scompaiono, non ti preoccupare. Esatto, infatti già sta scomparendo quando mi sto allontanando. Che venuta voglia di giocare, Alex. Madonna. Senti, Matteo, qua qualcuno ha detto, visto che siamo oltre 200 spettatori, ci farete vedere l'attrezzo. L'attrezzo? No.
Quello di Semina no, Cioè, fammi vedere che l'altro però. Un'altra segnalazione. Aspetta, dai, il fettino, qua. Il fettino lo posso portare io, tanto non devo sterzare tantissimo. No, penso fare retromarce. No, il problema è quanto sterzo tutto, capito? Che mi si sballa. E voglio fare un attimo sono... vedere il filtrino. Sì, sì, no, ci mancherebbe. Alex è lì che gioca come un bambino. E... sì, io mi sto divertendo. Benissimo. Io sto arrivando. È un posto molto comodo. Dove girarsi, eh? Ah, che telo animato. Poi, per comodità, scaricamento lo facciamo qua in piano perché farlo in collina è un po'. Quanto... Claudio, ma la Pellex è andata a ritirarla direttamente da Poggi Ponsi? O... sì, stavano la stavano facendo. Non è che vado tanto. Vai, Mattia. Con calma, arrivo. Ricordiamo sempre che lo spazio per girarsi fare le manovre. Quanti spettatori abbiamo? Quanti amici? 2,50 prima. Comunque allora intanto spiego i movimenti. Qua abbiamo alza bassa del timone, quindi potete regolarla direttamente in base al trattore con cui la attaccate. Poi abbiamo la chiusura idraulica, sempre col mouse. Mouse, tastiera o gamepad ovviamente. Questo per farla andare dritta nel filare, la potete regolare come più vi pare e piace. Quando è tutta aperta, ho notato che se si usa la GPS per adesso, andare... Io sono andato a incastrarmi perché voglio entrare dalla parte... sbagliata. Ah, entri a metà fila, è difficile. C'è qualcuno che c'ha la chat attivata? Chi è? Forse Alex. O io. Questo pure io. Tu c'hai, c'hai la voce, vedo... Sono sempre io? C'è qua. Provo a quello. Sì. Ovviamente autolivellante. Perfetto. Ecco qua. Ok, tolta la voce. Ah già, perché ora è rientrato, è vero, me l'ho dimenticato. Questo che sta a fare? 3-4 km orari è più che comoda, potete andare fino a 8. Io comunque consiglio prime volte di andare a una velocità moderata, anche perché poi già mi immagino la chat piena dove mi dite ma così mi incastro sempre, non va bene, questo e quest'altro. In realtà prendeteci la mano e dopo avrete modo anche di usufruire di una velocità maggiore. Se apri il PDA puoi far vedere che è fertilizzato lì dove... No, beh, ma il PDA aspetta. Sì. Ok. Allora, un'altra segnalazione è che non si muovono i paletti, ma purtroppo non li questo possiamo. Questo sempre a livello server, cioè se la provate in singolo c'è la pianta che si scuote. La pianta si muove, ma i pali no però. I pali no, I pali non si possono muovere, questa è una cosa proprio della cosa, del gioco. Allora, vediamo un pochettino. Sì, ovviamente facciamo il possibile, non possiamo fare miracoli. Questo Ci stiamo attrezzando. Ci stiamo attrezzando per i miracoli, raga. Senti, ma Edo, chiedono, ci sarà un punto vendita apposito per il latte? Perché dice loro, una volta che cominciano la produzione, non riescono a smaltirla con la produzione. Cioè, nel senso, io credo che abbia... No, e credono che invece di fare la fabbrica del latte, di andarla proprio a poter vendere. Perché come funziona ora? Scusa, ne so, io dice l'ho giocato no, mezza volta. Io non ci ho giocato, non so. Ci porti il latte, produci burro, produci robe così. E poi vendi il burro. Vedo funziona. No, puoi vendere anche il latte. Che... Normalmente solo che non è che ne puoi vendere quanto ne vuoi tu. Cioè, capito? Non è che a oltranza tu vendi. Cioè, a un certo punto. Non lo vuole ti più. Dice, oh, bello, guarda, io ne ho troppo. Ah, ecco, ok, perfetto. Portamelo qui in un altro momento, sì. No, sì. E come fai se c'hai 3-4, cioè se c'hai una stalla grande come... E quello è il problema, vedi? Metti maschi. Lo togliamo.
metti maschi. Ma per le botti quale autolod serve? È il... come si chiama? Abbassa tranquillamente il muletto. Cos'è? Che sta allo shop. Dicevano del limite del pallet lì che hanno aggiunto. No, non lo so. Boh. Ah, perché è già uscito lo script per togliere il limite, quindi... Bene, sì, quindi... ecco, mod. Po'. Noi modder tocca sempre andare a sistemare i guai che fanno la giant. Sarà possibile vendemmiare con il Curse Play? Ho qualche serio dubbio, però. Con il GPS sì, con il Curse Play. Con il GPS sì. Allora, ho detto già prima, il vigneto è piazzato con la GPS. Quindi se voi avete installato la mod GPS, vi settate il percorso all'interno del... mettete come larghezza di lavoro 3 metri, vi settate i vostri percorsi e avete... insomma, la GPS che vi può corrispondere esattamente al filare, la rotta segnata dalla GPS che va esattamente sul filare, senza problemi. E allora sarebbe da provare anche col Curse Play, poi casomai quando c'è un po' di tempo faccio il test. Niente, stiamo per fare un danno di quelli. Così siete bellini. Poi vedete che anche da dentro tranquillamente usare, vi tenete al centro. Questa ovviamente è regolazione estrema. Sì, se ti metti giusto al centro e la apri tutta, sei a posto. Ma è proprio preciso. Mm. Sì, perché è 1,5 metri, no, di braccio. Forse è più comoda da usare in cab view, forse, che... Sì, ovviamente si fa vedere le due varianti. Meno comoda quando inizia a farsi pendenza, perché lei inizia a livellare, allora lì devi un po' aggiustarti. Non è che i campi sono tutti pianeggianti. Adesso sicuro che viene fuori la domanda, ma quando farete un autolivellante? Ecco. E l'uva è di colore blu. Perché in Svizzera è blu l'uva, ragazzi, non lo sapevate? La fanno i puffi l'uva. È come le mozzarelle. Le mozzarelle blu tedesche, bravo. Ragazzi, l'uva è di default, cioè la pigna d'uva è quella di default. La texture non l'abbiamo cambiata. Cioè, per il momento è così, quindi non è colpa nostra. La mappa e gli attrezzi uscirà nello stesso giorno. Boh. No. Chi lo sa? Probabilmente no. Probabilmente no. Oh, mettete la vendemmiera a mano a Edo, che non sta facendo niente. Vai, Edo! Guarda i fiori. Ah, ma è risaputo che lui non fa niente. Fatelo vendemmiare. No, giro un solo per la mano. Potrebbe passare con l'orizzonte Mixrev di là, che così. Dove? Dove deve passare? Oh. Dall'altro vigneto, ma cambia... possiamo raccoglierlo. Ma cambia vigneto. Matteo, so, vediamo sempre. Ma io spero che qualcuno stia tagliando l'erba di là. No, Claudio sta raccogliendo l'uva. Di là. Siamo io e Nova che stiamo tagliando. Stiamo trinciando. Prima che ci passa Alex con l'ocrama qua. Ecco che. So che l'ocrama è solo da sta parte. Sì, verso fine live facciamo. Comunque qua vedi, cioè qua dice l'uva bonus della resa con 25%. Perché era un e po' da. E poi qua dopo da il raffano 45. Vai. Ok, vado di là, disattivo l'autolivellamento, che così vedete anche il fatto che si livella, si nota poco, però c'è anche quello, e mi sposto nel vigneto successivo. C'è da andare a trinciare da un'altra parte? Sì, ma direi anche di prendere un'altra pelle che qua. io ce l'ho, ma... faccio vedere che scarico, lo scarico parte in automatico, quindi appena vi avvicinate lei si alza e scarica. Questo ragazzi, una domanda... ho fatto perché comunque ci sono dei limiti nel gioco, non è predisposto per essere una mod di default, quindi ha le sue ragioni, diciamo. Ecco. Leggi la domanda di Marco. Qual è?
questa qua, perché hanno dovuto mettere la rapida di giro della volentieri. Perché quella di default faceva schifo. Ecco. Una domanda tecnica, questa forse per Novagro, non lo so se la sa. Chiedevano se è possibile attivare la traduzione automatica per il replay. Ma nessuno sta trinciando qua. Tutti go... sì. Io. Guarda il mio sterzo. Guarda come sterzo. Io devo combattere con... Allora, non lo so, Nova, che si dice? Si può fare la cosa automatica per il replay? Non lo so, sinceramente. Vabbè, dai, dopo controlliamo, casomai. Ma questi vigneti si raccoglie meno uva che in quelli di base? Eh beh, sì. E si guadagna anche meno, perché ce ne sono troppi. No, il gioco... Quanti cavalli richiede la pelle, anche a te? Mi pare 85. Cioè, sì, 80. Allora, col Fiat, per quello sto boh... ma c'è il Pumped Field. Lo so, ma io ho preso quello che era. Claudio, ho capito che ne arrivi 85, tu stai in salita, stai appiccato qua. Lo so, sto per dire. Mi hanno dato il trattore sbagliato per accogliere l'uva. Alex, vieni. È compatibile con la Precision? Cosa? La mappa, credo. Cosa? Ah, sì, davvero. Tutte le mappe. Vai, usa l'attrezzo. Vado? Vada. Senti Christian che sta parlando sotto. Guarda, mi avete fatto tutte le fine. Buonasera. Ma è bello fare le manovre. Qua. Vedete, anche in calzatore e scalzatore, sì, lo stiamo già facendo. Cioè, è già pronto per... Solo che non funziona come dovrebbe nella realtà. Ovviamente premessa, il vigneto quando uscirà la mappa sarà ovviamente ancora in fase di sviluppo, perché gli attrezzi usciranno dopo quasi sicuramente, e gli attrezzi ovviamente avranno anche un aggiornamento costante di nel tempo, proprio che seguono le funzioni che andiamo ad aggiungere direttamente al vigneto. No, anche uva bianca penso che voglia fare. Wow, sì, certo. Tanto dopo basta cambiare un i3D alla fine sulla mappa. Sì. Aggiungeremo sì uva bianca, quindi vino bianco. Ma uva bianca svizzera, uva bianca blu. Ce la vuoi fare bianca bianca o la vuoi fare sul giallino, Stuva? Non ho capito. Sul giallino, proprio bianca bianca senza texto. Facciamo ma una francese. È il carrello dove andrà a scaricare con te. Quanti ettari sono questi Edo di Fineto? Su per giù. Ti dico subito. La parola, aspetta un attimo. Ah, non ce l'ho preciso. Non ne ho idea. Un pochino, dai, non so, quanti ettari sono, non so. Come. C'è un modo per leggere. Parte perché. Voi qua vedete la differenza, a sinistra sta traballando, mentre a destra è bella piana. Questa è la differenza tra Sovescio e il prato erboso. Se aveste passato la di schiera a sinistra sarebbe diventato un maremoto. Voglio vedere quelli che si cimentano a usare la Braud qua in mezzo. Mamma. Non riesci neanche se vuoi. E all'inizio vi toccherà comunque.
Questa costa meno. All'inizio pensa che la cantina costa sui 2 milioni e mezzo di euro, quindi poi arrivano i benefici statali come sempre, quelli sono sempre pronti. Sì, quindi la legge di bilancio, c'è la legge di bilancio che si chiama cheat money. Ma un'altra pelle che gira insieme a me, Claudio. Ma perché devo fare le figure? Anzi, va Claudio, vengo a girare con te, così almeno facciamo più la roba scenica. Ma stai là? No, no. Io ho già dato, forse, ragazzi, eh. Forse è più agile la brown della Pellenk. In un vigneto normale, sì. Sì, in un vigneto normale, ma su farming ci sono fisiche studiate apposta per me. Quasi inesistenti, possiamo dire. Una 1050 T, si avranno problemi di performance? No. No. Beh, ovvio, conta che io sono in streaming 2K di risoluzione, 60 fps quasi scontati, e c'ho una 1060. Diciamo che non sono delle grafiche, perché io qua già comincio a vedere commenti un po' strani. Sì, sì. Quello che vedete, io credo, no? Che di avere la, a parte Matteo, Merman, cioè, di avere la scheda grafica più vecchia di tutti, c'è, cioè, una 580, una RX 580, e mi va tranquillamente a 60 fps. Quindi ragazzi, dovete pensare che ci sono state molte ottimizzazioni, anche grazie al lavoro della Giants, qua bisogna dirlo. almeno qualcosa. Dopo quasi 10 anni dall'invenzione di questa tecnica, anche nel motore di nel Giants Engine è arrivato il volume, l'occlusione, cioè il volume che occlude ciò che c'è dietro. A parole tue, A parole mie. È italiano, occlude. Cioè, non è che... occlude quello che c'è dietro, nel senso che se c'avete un muro, mentre in Farming Simulator 19 ci avevate per esempio un attrezzo dietro il muro, questo attrezzo, nonostante fosse dietro al muro, veniva comunque calcolato, renderizzato dalla vostra scheda grafica. Con il 22 è stata introdotta questa nuova tra virgolette, perché è comunque una tecnica abbastanza vecchia, cioè, Claudio, ti sei impiantato? Sì, ho detto non venire qua. Ciò che sta dietro a questo volume di occlusione non viene mostrato, quindi praticamente utilizzando questa tecnica, utilizzando il load 2 per gli edifici, si sono ottimizzate tantissimo anche le prestazioni. Quindi in verità questa è la versione estesa della mappa light, ma è addirittura forse più leggera, proprio a dirla tutta, perché ho giocato per esempio col mio computer, io ho un PC ormai è tipo della NASA, quindi non posso fare dei test di resa perché mi va bene sempre. La cosa che guardo è la temperatura a cui arriva la scheda grafica, è l'unico metro di confronto che ho, e con Farming Simulator 19 sulla Italia Lite il processore mi manteneva intorno ai 67-68 gradi, mentre qua sono tra i 58 e i 60. Quindi questo mi fa capire, oltre alle parole che mi dicono i ragazzi del gruppo, che c'è stata un'ottimizzazione. È la stessa cosa. Esatto. Però... piccola parentesi per spiegare un po' questo. Matteo, chiedono che succede al terreno sotto la pelle. È lo scarto, in poche parole, che si deposita, ma questo è un problema proprio di... del gioco, cioè non ci puoi far niente. Adesso c'è un altro problema. Quindi evitate di fare la domanda, ma il PC di mio nonno che usava nel dopoguerra gira? Allora, la dico io una cosa, praticamente noi non siamo, diciamo, tecnici informatici o roba del genere, quindi non possiamo sapere con il computer specifico di una persona se va bene o se non va bene. Tutto sta, si scarica, si prova e poi si rende conto. Dopo c'è anche una questione di settaggi, cioè se uno si mette i settaggi, cioè, a però, cazzo. Diciamo che in linea di massima, a
funzionare, funziona su tutti, cioè se ti gira Farming ti gira anche la mappa Italia, quindi non c'è problema. Anche perché è molto più, anche perché è molto più leggera della, anche perché è molto più leggera delle mappe di default, cioè molto più leggera, carica, cioè non è che è più leggera, però comunque va come mappe di default, quindi bene o male se ti girano le mappe di default dovrebbe ti gira anche la, la mappa Italia, o sbaglio? Alza il timone, Claudio. Leggera, no. non è leggera quanto le mappe di default, però per esempio è più leggera della Outstream Farm, come si chiama? No, nel senso, però se gira una mappa di default gira anche questa, perché la differenza non è tantissima a livello tiro di prestazione. Tiro la sinistra? No. Poi ovvio, se ci mettete un milione di balle, 50.000 trattori, sì. 300.000 attrezzi, cioè... lag anche quella di default. Bravo, lag anche quella di default, c'è, quindi c'è poco da fare. Che... Oppure se mettete 50.000 script è un ottimo paragone. È un ottimo metro di misura. Se vi gira bene quella, con gli stessi settaggi, questa vi dovrebbe girare meglio. Poi la sinistra, sinistra. Poi ragazzi, se vedete che comunque non vi gira bene, andate a ritoccare qualche cosa a livello di settaggi grafici. Perché intanto, come vi stavamo dicendo prima, è inutile che vi sparate tutto al massimo e poi non riuscite a giocare. Sì. Normale. Cioè, fate delle prove anche voi e vedete un po' di trovare il giusto setting per poter giocare tranquillamente. Allora, vediamo un pochino qualche altra cosa. Matteo, qua. Non venire dove sei. A te come va, Alex Farmer? Oh, a me va benissimo, cioè io sono su 60 fps fissi, senza problemi. Scendo ogni tanto, ma quello è normale perché siamo anche su server. E non è che hai cambiato settaggi e puoi giocare su sta mappa, quindi... No, c'ho sempre i settaggi al massimo, io ce li ho al massimo. Mi trovo molto bene. Allora, bene, anche così sentono una voce che non è del gruppo, capito? Perché qualcuno può pensare, quelli si sono messi d'accordo a dire quei numeri là, invece tu sei esterno, sei più credibile. La differenza con il 19 c'è? Sì, c'è una differenza notevole, veramente. Cioè, a livello di sofferenza di scheda c'è. Togli. Ok, vabbè. Ma nessun altro allora con la pelle, anche niente? No, 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 solo io e te, Matteo. Dovete morire. Mo' arrivo io, aspettate. Prima mi sono piantato. Ma arrivo l'Antonio Carraro che avevo io prima, che così faccia un cambio. Qual è questo coso qua? Comunque, qualche domanda, qualche... Ma l'Antonio Carraro, quello là col coso davanti, là, con quella... I cerchi grigi. Quello con l'olograma davanti, col... Quello che usavo prima, sì, con l'olograma. No, beh, ma... E io e Nova stiamo trinciando tutto il vigneto, raga. Cioè, fra un po' passiamo anche nell'altro. Se vuoi ti lascio il Fiat con la pelle. No, grazie, ho già dato. Claudio, vuoi lasciare a me il tuo onore? Prego. È già acceso il moto e pronto. E poi Christian, diciamolo, è colui che la pelle l'ha disegnata, no? Se l'ha progettata. L'ha progettata. Cioè ci ha messo lo stesso tempo che progettarla, volevi dire. Vabbè. Non scendiamo nei minimi particolari, lasciamoli. Non andiamo oltre. Io devo uscire, devo ripetere una cosa. Volevi questo, Matteo? No, Ale, ormai ho preso mano col fan, basta. Dai, vai. No. Te lo lascio qua, va? No. Porta feltrina qui, piuttosto che... Tra poco qua sarà un bagno di sangue. dove è uscito? Dove è successo? Abbiamo perso Edo. Morietto. Che fai? Il padrone di casa, se no... Qua, bel filare dritto. Andare a comprare birre. Come andare a comprare birre? Ottimo. Offri. Siamo a Falua, offro la birra, va bene, va. Vengo col feltrina. Ah, me lo sono rubato, scusa Claudio. Ah, ok, vai tranquillo, ci sta altro qua. No, Claudio, tu devi raccogliere.
No, lascio l'onore a Christian. Sì, ma serve un altro con la pelle anche qua, no? Non andiamo ma fuori. No, bastano due. Io vado a anche perché io non posso far vedere sempre la stessa cosa. Che ti devo far vedere? Che vuoi? Dove ti aspetto, Matteo? Ah, mettiti sul piazzale di là dove c'era... Cristian si è piantato in partenza, mi sa. Qua pochi esperti. Pochi esperti. Ma io come faccio a imparare? Si è piantato, Cri? Vuoi una mano? No. Ti aspetta. Adesso voglio vedere che entra che Matteo nel filare. E ci sono riuscito alla fine. Cristian è facile, devi andare sempre in senso orario. Ma in realtà nessuno sa che mi sono allenato ieri per fare sta cosa. Non hai dormito. Lo sai che comunque si salta qualche fila di solito. Ma io sono esperto. Sì. Quanto costerà la pelle in che è sicuramente meno della Browd? Beh. Ottima osservazione. Vai, incentivi 4.0 e via. Un terzo sarà più o meno della Browd, più o meno 100-110 sarà. Comunque salutiamo quelli della Pellex, se ci stanno guardando, sicuramente qualcuno della volentieri. Anche i ragazzi dell'Orizzonte. I ragazzi dell'Orizzonte, i ragazzi dell'Oprama. Adesso si scambiano tra loro. Io saluto personalmente Pellex per aver intrapreso questo progetto. Ragazzi della vetrina. Ho fatto perdere le giornate a modellarla. E mi raccomando che Cristian sta aspettando la semovente. No, io mi ammazzo. Vuoi scaricare lì? Dai, veramente no, perché è 32%. Riempi un altro po'. È entrato un intruso. Edo, sei entrato di nuovo con quel nome. Col nome Gagli. Sì. Non sapevo. Arrivo con il sistema. Allora. Aspetta. Un po' di cap view che sennò. Anzi no, faccio vedere un attimo le animazioni qua della pelle, perché non ho fatto vedere quasi niente. Gli zoom. Abbiamo ventola animata, come qualcuno probabilmente ha già notato. Questa si attiva durante l'accensione. Scuotitore interno e scuotitore anche inferiore. Tutti gli adesivi di sicurezza, di come funziona e tutto. Mi fate vedere quello della manutenzione veramente. Cinghie animate fino allo scarico, quindi fino qua sopra. Coclea. Lo scarico che avete visto prima. Poi qua dentro c'è anche una ventola che tritura tutto, che è quella che prende le foglie, tutte le parti, e le scarica qui. E vabbè, scuotitori ho già detto e basta. Questo è un attrezzo molto complesso, diciamo. Vari pistoni di scarico e livellamento, sì. Mm-hmm. E livellamento sono ruote dissestate, quindi non nello stesso asse, una è più avanti, l'altra è più indietro, e si regolano tramite i pistoni. Ripattezziamo subito, Ale. Ripattezziamo subito, facciamo, fregato. Siamo scelti. Cosa dici? E dopo c'è il gruppo di controllo. Cosa dici, Alex? Ma è un lavorone allucinante, avete fatto. Questa è la punta di diamante. Questa è veramente una chicca. È quella che hanno venduto di più in Italia. In assoluto, sì, ma anche da noi ci sono. Sono quelle più usate. Sì, il modello 8050 è proprio la loro punta di diamante. Sì. Anche perché è quello più alto. È anche quello più alto per le pendenze maggiori. Sì. Quindi va bene non solo per pianura, sì. Anzi soprattutto per colli. Mi hai fatto vedere Matteo che ha il gruppo di controllo separato. Sì, ma si nota anche dal display.
E io qua, ma come mi giro? Hai veduto la bicicletta? L'ha detto Edo, senti il senso orario e salti le file. Aspetta, sbagliato. L'alba che rimane sulla fila basta che semina, cioè dopo che cresce, dopo un po'. Sì, ma quella prende il classico stadio originale. Esatto, quindi quella che si vede adesso. Quella che si vede adesso verrà sostituita da quella nuova. La rigira. Questa qui è la live dedicata al vigneto, quindi no, non faremo vedere altro. Se vuoi vedere altro devi andare sulla prima live. Quella era dedicata al biogas e la prossima. Al massimo possiamo far vedere la lavorazione dell'uva. Mettiamo, quando scarichiamo. La prossima è dedicata alla masseria X e un po' magari facciamo un recap di tutto. Esatto. Può essere che ce ne sia una bonus per il rilascio, chissà. Sì. No, diciamo che dovrebbe essere l'ultimo, quindi essendo questo trattore non ha gli specchietti è un buon problema. È anche quella più consistente. Okay. Adesso passo anche un attimo col Bondi, giusto per far vedere anche l'attrezzo che è già uscito. Lo trovate su Modab oppure in versione 4K sul nostro sito. Così potete lasciare una donazione. Ci sono sempre ben accette. Bella, fatelo ragazzi, è importante. L'ha fatto pure Alex, ma vi rendete conto? Pensavo, l'ho fatto pure io. Pensate, questo viene qua a fare donazioni, come se stesse a casa sua, non so. Ma gli hai fatto vedere, Edo, che hai fatto la taglietta. Aspetta, se ti fermi scarichi? Sì, fermo. Vai più avanti. No, aspetta. Sì, ma l'altra volta l'aveva fatto. Ah, volevi scaricare direttamente. Tu passai avanti e mi tiravo dietro. Sì, no? Sì, c'era. Quella lì. Come ce l'avevi di una serie qui, Alex? Ma qua. Ce la facciamo una serie. Qua ce l'ho già. È già nella mia testa. Già elaborato il tutto. Cioè, mentre noi creiamo dei progetti serie. No, ma io ce l'ho già dal 19, ce l'ho la serie pronta. E poi tu mi hai detto: no, ma devo espandere la mappa, devo fare quella novità. Aspettiamo prima di metterci in mano. Aspettiamo il 22. Finalmente è arrivato. Sono pronto. Quando sarà pronta la mappa, iniziamo. Un continuo pure tu o ricominci da zero? No, ricomincio da zero. Ah, cominci da zero. Cioè, okay. da zero. Un po' ci è venuto incontro anche Giants proponendo il biglietto come aggiunta di default. Meno male. Col cambio c'è venuto incontro. Poi ci vuole la... Non è proprio il massimo, però è una buona parte. Ritornano in mente i ricordi di Alex Farmer quando facevi la serie... La serie a Nonno Agustini. Ma infatti voglio continuare quello. Perché poi alla fine. Poi in chat qualche domanda. Qualche... Confermato. Anche allora, Alex Farmer che. Facciamo un recap. Allora, il Rafa Nevero bisogna riseminarlo dopo aver entrato, sì. Sì. Mi sono perso un tratto. Quindi su sta mappa conviene piantare il vigneto sul campo trebbiato di frumento? No. Su questa mappa ci stanno dei vigneti già piantati che sono quelli là in cui ci puoi anche seminare interfilare. Oppure se vuoi mettere il vigneto standard di farming e quello ci lavori normalmente. Aspetta, ferma che là che la bici. Poi ragazzi, avete mai pensato di aggiungere una serie di annaffiatura? Senza acqua non so cosa. Senza acqua è difficile. La volentieri è figata, grazie. Non ci sta l'acquedotto su farming. Ancora non ci sono arrivati. Qualcuno ha visto la semovente multifunzione della volentieri? Sarebbe fattibile fare in game? Se la disegna Cristian, sì. La disegna Cristian per farming 2051, no, sarà pronto. No, ragazzi, non scordatevi di questa cosa. Non è vero. Con la pelle già... Non è vero, invece Cristian è bravo belle. Quando disegna. Invece Cristian è bravo quando disegna. Non fatemi schiltare. Edo, una domanda tecnica. Dica. Allora, qua vedo le botti, no?
Queste botti escono già così dalla, dalla cantina, oppure tu li devi mettere su un trigger e queste si riempiono? Allora, queste qui sono vuote. Ok, queste quindi per riempirle o al negozio le compri, o al negozio o le fa la falegnameria. Perfetto. La falegnameria le fa se tu gli dai la legna, cioè i tronchi, sì, più un, una roba che vedi nello shop, si chiama ferramenta, credo si chiama, che sono tutte le parti metalliche. Le parti metalliche quindi le compri al negozio e le porti alla falegnameria. Alla falegnameria porti i tronchi e ti dà queste, queste botti qua che sono vuote. Il fatto che sono vuote lo, lo capisci dal nastro arancione, quello standard, diciamo. No? Perché non hanno il tappo. Ok, perché non hanno il tappo. Ah, comunque non abbiamo citato, ma ci sarà anche l'atomizzatore per il biglietto. Ricosma, che è un atomizzatore a recupero, unico nella serie. Buonasera a tutti. Oh. No, sbaffo. Questo è il grande sbaffo. Ciao Alex. Ciao Alex. Ciao, ciao, ciao sbaffo. Bellissimo, bellissimo che ci sei. Stavo appunto spiegando le botte. Ho, ho ascoltato tutto, ho seguito tutto. Ah, ok, ok. Tutto perfetto, tutto bello. Vedi, vedi, Alessandro ora sta portando le botti e quindi la, la cantina accetta la botte e si piglia l'uva. Poi qua fuori spawneranno le stesse botti ma col nastro bordo, diciamo rosso, nero, per l'uva, per il vino rosso, nastro bianco per il vino bianco, e spawneranno qui. Ok. Poi le prendi e le vai a vendere. E le vai a vendere. Quindi diciamo che il trigger per diciamo tra virgolette riempire le botti è qua. Esatto, è qua dove sta la tramogia, ma non so se lo sposteremo, però in questo momento sta qua, poi vediamo. Eh sì sì sì. Comunque perché non ha ancora messo like, mi raccomando. Ok, poi nella parte inferiore invece esce lo scarto di produzione, no? Da qui. Qui esatto. Puoi venire con lo spargiletame, con un carrello, svuoti la, la fabbrica praticamente e riparte il ciclo. Lo scarto, come ho detto prima, ripeto per chi non c'era, può essere usato, può essere portato al BGA, il BGA lo accetta come se fosse insilato, diciamo, e poi vediamo se riusciamo a renderlo come materiale fertilizzante da spargere. Dovrebbe essere già materiale fertilizzante. Ah, e quindi vedi, siamo fatti. Non l'ho provato, non l'ho provato, ma. Quindi lo puoi usare anche nel vigneto stesso alla fine. Esattamente, esattamente. Mi ha pensato proprio per quello. E Matteo viene qua, faccio vedere come prendono le botti il trigger, qual è? Ah, vabbè, che se lo cambiamo, giustamente, dici tu. Sì, vabbè. Comunque, Valentina accetta botti. No, devi fare anche l'imbottigliatrice, devi fare, Lo so, devi fare l'impianto di imbottigliamento qua. E lei è dura da disegnare. Bella tua. Devi capire che questi qua non sono dei, dei mezzi, no? Quindi quando li disegni devi anche cercare di controllarti da un punto di vista di poligoni, di robe. Puoi arrivare ad un certo grado di dettaglio, secondo me è già. Forse è già troppo quello che si raggiunge con queste presse, i fermentini, eccetera, eccetera. Quindi immaginati fare un'imbottigliatrice. Una linea di imbottigliamento è grossa. Sì. Sicuramente. Schioccano poligoni come. Schioccano poligoni. Come grappoli d'uva. Esatto, poi esplodono i PC alla gente. Non vogliamo. Ce ne devo vedere Christian che si destringe con la pelle. Poi mi vedi riprende, no? Pezzo di. Ma io lo fa apposta, io lo so usare, voi no. Ma quanto è il pezzo? Dai, Christian, dai. Qui c'è il sito. È cominciata la produzione, la cantina. Eh sì. Scaricare granaglie, le ricariche si sono qui. Grande Christian. Bello, bello, no? Bella Christian. Ci sta. Ah, poi qua sopra puoi mettere anche balle. Ho visto. Sì, quasi partita. No, aspetta. Stai scavando un fosso. Oh, mi sono bloccato. Stai tirando a soffrire da solo.
Sì, lascialo da solo che poi si imbarazza e non esce più da lì. Vado a scaricare la poca uva che abbiamo raccolto, non so perché ne così. Claudio, riprendi sta pelle. Cioè io che devo aumentare un po' la produzione. No, questo è il primo ciclo, raga, quindi vuol dire che il vigneto non è stato né fertilizzato né niente. Noi abbiamo cominciato la partita. Sì, vabbè, sì, ma è poca comunque. La fa. Ne fai vedere lo scarico con. Fai vedere lo scarico con i piedini. Attualmente ho lato scarico sinistra. Ovviamente io arrivo da destra, quindi mi metto a destra. Pausio trovo. Yeah. Ok, tranquillo Ale. Ci avviciniamo qua. Comunque sta per finire il carburante. Abbassiamo i piedini. Cioè la live finisce tra poco, penso. Penso mancherà. Scarichiamo. Ecco qua. E voilà. È bello sto scarico. Fantastico. Tutto su misura. Alex, non c'è problema se devi. Ok. Tra poco. Tanto abbiamo più o meno mostrato un po' tutto. Sì, sì. Poi devo incastrarmi pure con il morchio. È passato con la pelle. No. Cos'è che tocca qua dietro? Tocca il rimorchio dietro vicino alla cosa. Vai dritto. È una parola andare dritto. Ma te se c'è il mio cantiniere ti urla fa contro. Aspetta, brutto. Io penso che lo picchiava secondo me. Sicuro, col forcone. Allora, visto che siamo tutti qua possiamo anche salutarci, no? Vediamo se c'è. Sì, se c'è qualche domanda da last minute. Portiamo qui dietro il pelling. Ma butti avanti il tempo, facciamo PFD. C'è ancora da far vedere il PFD tra l'altro. Vabbè, quello possiamo. Già. No, perché Alex deve andare, ma possiamo farlo vedere noi PFD. Beh, basta attaccarlo, insomma, farlo vedere. Fa vedere anche un attimo il funzionamento, solo che dobbiamo tirare avanti troppo il tempo per. No, esatto. No, farlo vedere attaccato l'altra torre. Tanto lo vediamo, l'altra chicca di attrezzo orizzonti FD vario defogliatore prepotatore apertura autolivellante prepotatore sì. Apertura tutto mandate idrauliche azionato il motore funziona meglio di quello di default. La particolarità anche che ci sono le protezioni ai lati soprattutto sì. Cosa che non ha quello di default. I cavi, le valvole, tutto. Poi quando lo stacchi puoi anche trasportarlo in modalità pallet. Ci sono le protezioni anche dei dischi. Alex, quelli là bianchi sono botte delle... Vino, c'è la botte? Sì, ha fatto la prima produzione. Eccola lì, vai, stasera si beve. No, bisogna farla finare ancora, deve finare almeno un annetto, due. Vedi la differenza, il colore del del nastro. Bello raga, davvero. Beh, grandi. Soddisfatti, questa è una grande frutto, chicca. Questo è frutto della live. La botte di vino. Proviamo tutti insieme. Salutiamo, andiamo sul portico di là. Una giornata di lavoro. Ecco. Madonna, hai visto? Sbaff. Come oro. È oro investimento quello, da mezzo milione però. Ma ci basta una botte per stasera, eh. Ci basta. Ah, diceva Alex che le vuote non hanno il tappo, perché lui immaginavo che poi alla piena uscisse col tappo. Effettivamente c'ha ragione. Dobbiamo disegnare dai, il tappo. Uno che la alzi dall'altra parte che la portiamo di là dai tavolini. Vai, portala di là, portala. La lasciala senza tappo, quella che la beviamo adesso. La porto con questo, ci mettiamo una settimana. Arrivo no, la porto in braccio, tanto penso non sia proprio piena. Aspetta che prima non avevo neanche questi tavolini. No, è piena. E dai, ci salutiamo sul porticato. Allora, Ti sono fregati la botte qua. Mettila qua.
Oh, perché c'è sul barbecue qua? E la carne uno che accende il barbecue e la carne? I caprioli? Dove stanno i caprioli? Prendi un capriolo. I caprioli stanno in cielo, li devi sparare, in aria stanno. Ce n'è uno là. Scarica. Ecco, appoggiala lì. Vai. I bicchieri. Dove mangiamo, scusa? Appoggiala qua, appoggiala qua sopra, sul muretto, qui, sul muretto, sul parapetto. Una parola. Ora butta di fuoco. Eccola là. Non so come facciamo. Oh, col tubo, con la pompa da sopra. Con la pompa. Mi siedo qui. Tira fuori il flebo. Con la storta. Sì. Dai. Se avete gli ultimi commenti e dopo ci salutiamo. Salutiamo tutti. Che così. Cosa vi aspettate? Cosa? Che stai a fare, Cristian? Cristian. Cristian sta ancora girando con la pelle. No, sto qua. È a stemmio, lui non beve. No, io bevo. Bevo. Vabbè, ragazzi, allora, grazie per aver resistito fino ad ora. Fino alla spina. Ci vediamo alla prossima live. Noi qua ci imbriachiamo del brutto. Io mi aspettavo qualche biscotto. Grazie ad Alex. No, ma grazie a voi per l'invito, ragazzi. Grazie di cuore. Grazie anche grazie a Spaffo che è riuscito a collegarsi. Bene. Basta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.